Settima edizione della Passione Vivente. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Ancora una volta, grazie all'impegno dell'Associazione Quelli che Sette Frati e delle parrocchie di Santo Stefano e San Michele Arcangelo, il centro storico di Sette Frati si trasforma in un set ideale per vivere gli ultimi momenti della vita di Gesù. Tanto l'impegno che è stato profuso dai ragazzi dell'associazione che nel corso di questi mesi passati si sono ritrovati per ore ed ore per fare delle prove e riuscire ancora una volta a mettere su questa manifestazione. Tutti conosciamo la vita dell'uomo della croce, ma sicuramente anche questa sera tutti insieme ci emozioneremo di nuovo e insieme appunto di fronte alla sofferenza di Gesù. Tante le persone che vanno ringraziate perché a vario modo e a vario titolo hanno collaborato per l'organizzazione di questa manifestazione, e un ringraziamento particolare va ovviamente al parroco Don Antonio Molle, un ringraziamento al fonico Renato e ai suoi collaboratori ed un ringraziamento ad Antonio Bernardelli che nel corso delle passate edizioni ed anche in questa ha curato la voce recitante di questa sacra rappresentazione. A questo punto possiamo entrare nel vivo della serata, gli attori sono già sulla scena e quindi a nome dell'associazione Quelli che Sette Frati, a nome delle parrocchie di Santo Stefano e San Michele Arcangelo, auguriamo a tutti voi una buona visione e buon ascolto. È la storia di un uomo nato più di 2000 anni fa. Il suo nome è Gesù, nato a Betlemme, nella mangiatoia di una vecchia stalla, da una giovinetta di nome Maria, prescelta dal Signore per dare agli uomini il Messia che con il sacrificio della propria vita li avrebbe salvati dalla dannazione eterna. All'incirca nello stesso tempo, Elisabetta, cugina di Maria, dava alla luce Giovanni. A lui il Signore aveva affidato il compito di preparare gli uomini alla venuta del Redentore, battezzandoli nelle acque del Giordano. Dopo aver vissuto per molti anni nel deserto, cibandosi di locuste e miele selvatico e vestendosi di pelli di animali, ecco che per lui arriva il momento dell'incontro con il Salvatore. Essere da lui battezzato. Ma questi gli si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare e Gesù, dopo che fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto». Gesù andava per città e villaggi, insegnando nelle sinagoghe e guarendo ogni malattia ed ogni infermità. Chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro la facoltà di compiere miracoli. I 12 erano Simone,
detto Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso, Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, lo stesso che poi lo tradì. Iniziata la predicazione, salì su un monte seguito da una grande folla. Si pose a sedere e pronunciò il suo insegnamento. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che soffrono, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi perseguiteranno e vi insulteranno, e mentendo diranno di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi ed esultate, poiché grande sarà la ricompensa nel regno dei cieli. E quando pregate, non sprecate parole come i pagani, che credono di essere esauditi per la loro verbosità. Non vi fate simili a loro, poiché il Padre vostro conosce le vostre necessità da prima che gliene facciate richiesta, ma pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno.
La fama di Gesù era ormai giunta in ogni città di Israele per via della sua predicazione e dei tanti miracoli. Affinché si compissero le scritture, arrivò quindi per lui il momento di varcare le porte di Gerusalemme. Al suo arrivo in città, la maggior parte della folla stese i mantelli davanti ai suoi piedi, mentre altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E la folla che precedeva e quella che seguiva gridava: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell'alto dei cieli, questi è Gesù, il profeta di Galilea!» Discepoli dicendo loro: «Andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta. Là preparate per noi». Sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Ed egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più il frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
maligno, uscirono verso il Monte degli Ulivi e Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: